Amici di Canale Caccia, Verona EOS 2022, io e te ci siamo visti già 20 giorni fa a Norimberga. Ormai è routine. Ormai è routine, eravamo tra i pochi, ti ricordi? Pochi ma buoni. Pochi ma buoni, sono nello stand dell'FB, sono con Fabio Peretta e naturalmente quando vengo nel tuo stand, Fabio, c'è sempre qualcosina di particolare. Mai che mai ti metti a fare le armi come le fanno gli altri, perché? Perché la risposta è semplice. Cioè vai a coprire quelle nicchie di mercato, quelle esigenze con delle intuizioni estremamente interessanti. Qui non mi dire che parliamo di caccia al cinghiale, perché mi sembra di vedere dall'oggetto che dico oggetto che hai in mano, perché adesso spiegacelo, dai, vai. Beh no, Giuseppe, intanto grazie per la vostra visita e come FB siamo particolarmente contenti del fatto, dopo 2 anni e passa forse, finalmente di rincontrare tutti gli appassionati, i calciatori, insomma, del settore, che a dirti, bello la, vedere verità, tanta a dirti la verità, stamattina non pensavo ci fosse così tanta affluenza. No, è stata bello, una bella mattinata, bello veramente. Sai poi che a Norimberga noi come brand non portiamo le armi perché ci dedichiamo a altre tantissime cose che facciamo e abbiamo pensato come fiere... I nostri amici hanno già visto il nuovo Diabolo... Il pallino senza piombo. Senza piombo. Che tu hai cercato di capire. Stiamo ancora cercando di capire come funziona la cosa. So che è già in produzione. Sì, finalmente. So che è già andato in distribuzione con migliaia di scatole disponibili presso le armerie. Amici cacciatori, amici appassionati del tiro, provatelo perché è una diavoleria di quelle che contraddistinguono un po' il tuo modo di fare azienda. Veniamo a questo oggettino qui che è un po' particolare. Delta Next. Perché nasce il Delta Next? Dopo il successo riscontrato dalla produzione dello stopper, che era sempre della famiglia Delta, destinato quasi esclusivamente a chi fa recupero di animali feriti, soprattutto il cinghiale, quindi sovrapposto con canne molto corte ma in calibro da revolver, quindi 44 Magnum e 357 Magnum, abbiamo pensato di proporre al mercato il combinato, quindi sovrapposto combinato, ma in questo caso canna liscia del calibro 20 e sotto la canna del 44 Remington Magnum, che ci sta dando bellissime soddisfazioni anche nella versione, come dicevo prima, lo stopper con le canne più corte. Sovrapposto sempre della versione Delta completamente pieghevole, quindi quando tu lo apri lo puoi completamente piegare. È utile per chi fa il trasporto, magari lo mette nello zaino, per chi non è vicino alla macchina, è arrivato poi sul luogo di caccia, lo può aprire e diventa un fucile tradizionale, dotato della slitta Picatinny che facciamo realizzare da Contessa, come sai. Sì, c'è una collaborazione perché è già distribuita come azienda a livello nazionale. Slitta Picatinny per potergli montare l'ottica, il red dot, insomma tutto quello che si vuole. Canne libere dalle bindelle laterali per essere più flessibili, sì, sì, durante lo sparo, mirino in fibra ottica della LPA con la sua rampa, anche essa azienda con cui tu collabori da anni e distribuisci, sì. In questo caso naturalmente 2 grilletti per poter decidere immediatamente se usare la canna rigata o la panna liscia. Calibro 20 cammerato Magnum, 2,9 kg, sì, quindi stavo andando ci sta perfettamente sul peso, perché è un'arma anche estremamente bilanciata. Sì, sì, molto, sì, sì. Un bel articolo. Spero, vediamo come va, si pensa sempre a presentare qualcosa di nuovo. Penso che questo sia un articolino che oggi sul mercato non c'è e che potrebbe interessare anche a quelli che non vogliono più fare solo il recupero ma anche l'abbattimento, diciamo, a distanze più importanti. Eravamo fuori dalla fiera con alcuni amici del club Calibro 16 e proprio uno di loro mi dice la mattina sono andato alla caccia vagante, poi il pomeriggio ho fatto anche una battutina al cinghiale. Il cinghiale, sì, tanto per concludere la giornata. Perfetto. Tutto si va. Sì. Bene. Non avevo dubbi, fbsrl.eu per vedere tutta la gamma dei prodotti, perché c'è da divertirsi con lui, c'è da trovare delle soluzioni. L'altro che cos'era? Doppio mezzo? Mezzo doppio? No, il... No,
Il mezzo per le mezze, grande titolo, cioè il sovrapposto combinato 36-410 con la canna del 36 per spararci le mezze cartucce. Ecco, andatevi a vedere anche quello e poi capite che quello che fa la notte, che praticamente non dorme e pensa a realizzare praticamente queste armi che io chiamo non convenzionali, sì, ma che chi è che le ha utilizzate? Cioè il nostro amico Naticchi ha detto che non si separa Luca, più, sì, il sì, Luca, sì, dalle tue armi, che è un gran cacciatore il Luca, come tanti altri grandi cacciatori utilizzano già le tue armi. Una gran bella soluzione, Fabio. Io e te ci vediamo di nuovo a Bastia, lo 15 sai. 15 giorni e ci si vede a Bastia Umbra. Ormai possiamo fare coppia fissa. Sì, sì, esatto. Beh, bravo. Sì, Norimberga, Verona, Bastia. Bastia. fbsrl.eu, andate a vedere il catalogo, lo trovate anche su cataloghicaccia.it. Quando vengo qui non rimango mai deluso, perché tu qualche diavoleria te la studi sempre. Ce la inventiamo. Amici cacciatori, alla prossima puntata con FB e con il mio amico Fabio Beretta. Ciao Giuseppe. Ti salutiamo veramente volentieri. Dopo due anni che non li vediamo, i nostri amici cacciatori, è un piacere essere qui. Grazie di tutto, Fabio. A te, Giuseppe.